Però anche tu sei costretto a rispettare Solieri. Non molto, perché ho una mia identità ben precisa. A lui è il più maleducato del gruppo, non ti rispetta per forse niente. Il più duro. È il più duro. Sei quello che balla meno allora. Indubbiamente mai. Perché abbiamo parlato di Vasco Rossi non a caso, perché i ragazzi si sono fatti le ossa, se così si può dire, sì. No? Lavorando con Vasco, e credo che ancora lavorerete, no? Sì, 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 non abbiamo nessuna intenzione di staccarci proprio. Questa è... Lavoreremo ancora con lui, sempre in tournée, anche nei dischi, dicendo. Questa è una vacanza che vi siete presi? No, 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 è una cosa, un binario parallelo, diciamo, che vogliamo sì. Portarla avanti. Se viene anche Claudio Villa con binario, la fusione Villa, Vasco Rossi, Solieri, Riva... Non c'entrava però. Non c'entrava, c'è un binario. Dimmi. Volevo dire che, come diceva Massimo prima, diciamo, anche se una parola molto grossa, parte una carriera, vedremo dove andrà a finire. Comunque, parallelamente, visto che la parrocchia è sempre quella, c'è spazio per fare un po' tutte le cose. Vasco chiaramente è un certo tipo di identità più cantautoriale, più intimistica, eccetera, eccetera, più musicale invece la nostra. Più musicale nel senso che c'è più la possibilità, essendo un gruppo, e visto che forse in Italia adesso c'è bisogno anche di un po' di gruppi, come dicevi prima, che cantino in italiano. Piccola cosa polemica. Tu direi che è il rettore di questa, parla molto bene, sì, sì, ma parla. Sei laureato. Sai, ho studi classici alle spalle. E davanti la mamma, dietro, la mamma mi... No, non ha buttato niente, cioè le cose rimangono. Ma questa R, da dove nasce? È un R così francese? O piacentina? Ma no, assolutamente. No, sono il modenese. Sono un modenese. Sei un modenese? Come Massimo. Ma voi modenese, anche no, voi? Anche tu bolognese? Bologna. Allora, Bologna e Modena insieme fanno Steve Rogers Band. Roger, che so che in questo LP c'è una collaborazione rimasta, c'è Rossi, Vasco, che ha fatto, mi sembra, quattro brani. Ha fatto quattro testi assieme, poi cioè sono fatti insieme.